Potete vedere un po' un approccio strutturato per 5 anni, ma anche vedere una esperienza più piccolina e su una specifica, insomma, ambito attività economica. Finito quello, invece, a voi domande rispetto a quello che avete visto, valutazioni, insomma, domande specifiche su questi due casi, e poi lascerei l'ultima ora dove invece proviamo a fare una valutazione. Partendo dalla vostra prospettiva, esperienza qui di Brindisi, di vedere quali potrebbero essere dei punti di forza, delle criticità e delle opportunità rispetto a promuovere un percorso di tipo simile, no? Che poi non è necessario che si chiamino laboratori, possono essere rete per le RSI o fermenti o co-working per le RSI. Viva. Ok, e poi dopo andiamo a prenderci un aperitivo all'inaugurazione della mostra di Warhol. Sì, beh, io me la metto raramente la cravatta oggi nella sinistra. E sono così formali? Allora, vediamo questo. Basilicata esiste. Esiste. È un po' come il concetto di Dio. Ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata. L'obiettivo di questo corso è rivolto alle responsabilità sociali, di conseguenza, a tutti questi incontri, conoscendo queste realtà diverse, l'idea è quella di creare un sistema che ci unisce e che sia rivolto appunto alla responsabilità sociale. Quest'anno abbiamo avuto il piacere di incontrarci con delle altre aziende per sviluppare un nuovo progetto, la responsabilità sociale di impresa. Qualcosa che probabilmente noi già facevamo senza saperlo in alcuni punti, ma che l'abbiamo rafforzato adesso con l'aiuto delle altre aziende e con l'aiuto di altri partner. Sono stati positivi perché non è la solita conoscenza d'aula, ma abbiamo tratto dei vantaggi e abbiamo tirato fuori delle idee importantissime per le nostre aziende a costi minimi o a costo zero. Sono stati importanti anche per la promozione del nostro territorio e delle nostre aziende locali. Appunto con l'INEA sono importanti perché ci mettono in una condizione di conoscere un po' anche le aziende che lavorano sul nostro territorio, quali il vino, i fagioli, il miele, il pane perché abbiamo ripristinato di nuovo alcune sementi del territorio e quindi ci mettiamo in una sinergia enogastronomica veramente di qualità. Di responsabilità sociale, ci siamo trovati a condividere un percorso insieme ad altre aziende di altra natura, di altre attività. Lavorare insieme, questo laboratorio ci ha insegnato che è possibile, quindi è possibile fare rete, è possibile uscire con un'unica voce anche nell'esporsi verso l'esterno. Sono stato coinvolto dalle aziende che partecipano a questo progetto dei prodotti a responsabilità sociale. Io ho aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa perché la trovo molto interessante. Anche i parchi letterari nazionali
a partire dal 2 luglio avranno un incontro per sponsorizzare questi tipi di prodotti e quindi spero che possiamo dare un contributo per far sì che le aziende ne possano trarre un vantaggio economico. Esiste, è un po' come il concetto di Dio, ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata, una grande Basilicata, una Basilicata che estende i suoi confini fino a Foggia, fino a Salerno, una Basilicata grande. Basilicata, bamba, Basilicata, tu che ne sai, la vista mai, Basilicata di sua mamma. Allora, questo è un video molto casalingo che avete visto, fatto per accompagnare alla luce dell'accompagnamento di un percorso che ha coinvolto circa 10 imprese ed è stata una esperienza pratica di esportazione dell'esperienza modenese e come vedete insomma parecchio diversa. Prima sentivate i responsabili Tetrapak che fanno cose insomma di estrema vagare complessità, però siamo riusciti a mettere insieme un caseificio, il macellaio, il produttore di vino biologico, la signora che vende i suoi fagioli, i famosi fagioli di Sarconi in Danimarca. E sono tutte aziende biologiche, ognuno andava per i suoi, oppure il formaggio lì, la coppia dei giovani, la coppia esatto, che è del famoso formaggio di Moliterno. Quindi da un lato grandi tipicità, grandi eccellenze di prodotti, di filiera, di tradizioni, di storia, in più dentro un parco letterario, perché lì era nato in esilio Carlo Levi, e quindi abbiamo cercato di collegare responsabilità sociale, cultura e tipicità. Alla fine l'abbiamo fatto fare anche loro e lì giravamo nell'azienda vinicola, siamo andati nel caseificio, siamo andati nel forno, quindi insomma tutt'altra realtà, più sofisticate dove abbiamo fatto. Alla fine però concretamente anche loro abbiamo detto proviamo a pensare, partendo dalle cose che fate, non abbiamo soldi e lì non hanno pagato nulla, e di fare un qualcosa che aiuti uno il vostro commercio, attività produttive, però andiamo anche a raccontare la storia che c'è dietro e il valore aggiunto sociale ambientale che già fate. Ed è uscita fuori quest'idea della cesta socialmente responsabile, dalla cesta dei prodotti loro, cioè ognuno, c'è chi ci mette il prosciutto affumicato non so come, il fagiolo di Sarconi, il formaggio di Moliterno che fanno solo lì perché c'è una capra particolare, che il latte viene messo dentro delle ceste di questo, non vimini, però un legno che fanno solo lì e quindi raccoglie insomma il terroir del territorio, insomma una roba dove degli esperti giornalisti enogastronomici potrebbero scrivere dei libri. E l'idea è un po' a metà di co-marketing, cioè un'unica cesta dove ci sono il meglio dei loro prodotti, raccontando non solo il prodotto ma anche l'aspetto green, perché sono tutti bio, sociale, perché dietro c'è la tradizione, c'è il parco letterario. E abbiamo fatto gli incontri da marzo a luglio. Abbiamo fatto 5 incontri, volevo farvi vedere il percorso e la cosa ha funzionato abbastanza bene. Lì non si volava alto, non c'erano particolari ambizioni, anzi lì gli enti pubblici non hanno proprio aiutato per nulla. E poi però si è riusciti a fare questo percorso anche lì abbiamo fatto un work café dentro a quasi una stalla con delle bottiglie di vino e sono uscite fuori insomma parecchie cose e eravamo partiti da questi temi un po' la parte ambientale, fornitori poi abbiamo eliminato anche perché fanno tutto praticamente in famiglia e abbiamo puntato sul marketing territoriale e sociale, da lì l'idea della cesta. E quindi niente, una testimonianza per dirti, visto che facevi la domanda, applicare
a una filiera, un contesto dove c'è l'agricoltura, dove ci sono dei problemi. Ecco, là forse non so quanto ci sia di caporalato, però c'è leni e pozzi petroliferi, perché da un lato hanno i prodotti tipicità, dall'altro però hanno questa nomea che in Val d'Agri c'è del petrolio ogni buco che fai, per cui anche commercialmente hanno delle difficoltà. Un'altra grossa difficoltà è quella di come far arrivare gente, turisti o esportare. Quella coppia di signori che hanno questo formaggio particolare avrebbero venuto alla televisione giapponese a fare le riprese da loro e erano anche interessati a comprare il prodotto. Il problema è che nella catena del freddo non riesci a esportare il fresco, il formaggio fresco. Però potenzialmente magari avrebbero clienti, dei fagioli in Danimarca, quell'altro in Giappone, e invece per motivi infrastrutture e motivi di marketing non riescono a fare sistema. Allora, il tentativo qui con una cesta, prima sperimentazione, confezionarla in un'ottica di responsabilità sociale e marketing, e ci sarà un po' questa vendita, anzi che è in corso, per vedere un po' se si riesce a dare una mano loro. Però ecco, l'elemento laboratoriale, l'elemento girare, l'elemento valorizzare quello che già fanno è stato utile ed è possibile anche in contesti dove non ci sono le camere di commercio, le quote, i video. Questo è un video fatto ovviamente insomma all'ultimo momento, quindi ecco, è possibile fare, lo si può fare dappertutto. Ovviamente lo vai a declinare in base a un po' ai temi, agli argomenti, alle persone che ci sono. Bene, ho fatto vedere questi due casi, poi domani me ne faccio degli altri in altre regioni, a Ravenna, uno in Veneto, e con i pro e i contro. Adesso a voi farmi domande, poi dopo ragioniamo insieme invece, ecco, territorio brindisino e come e se potrebbero essere promosse attività di questo tipo sul fronte responsabilità sociale e territorio. Una domanda riguarda non lo so, mi è venuto in mente, visto che si trattava da questa esperienza, no? Si trattava di prodotti che non potevano essere esportati perché la catena del freddo, eccetera, però si poteva far diventare quel posto un posto alla fine per un turismo enogastronomico, eccetera. Sì. Esperienze di turismo e l'esperienza di CSR all'interno del settore turistico ce ne sono? Sì, sicuramente. Ad esempio, il laboratorio di Ravenna, c'è un campeggio che fa parte di questo laboratorio, e cosa è fatto? Ha fatto soprattutto sul fronte scelte di tipo sul fronte riduzione degli impatti ambientali, un percorso di certificazione ecolabel del campeggio, quindi vuol dire che devi introdurre raccolte differenziate dei rifiuti, usare prodotti locali, quindi a chilometro zero, quasi zero, pannelli fotovoltaici, pannelli per il solare termico, per scaldare l'acqua, quindi tutte azioni per consumare meno, essere più autosufficienti, valorizzare le risorse locali. Poi sul personale, sul fronte risorse umane, ecco, lì non è che puoi fare l'asilo aziendale, la biblioteca o la sauna o i servizi di conciliazione, però te la puoi spendere in termini di aggiornamento continuo, di flessibilità di orari. Poi ovvio che nel turismo ci sono i picchi di stagione dove lì non è che puoi, come dire, andare a fare il 40% del tour con telelavoro, quindi deve essere lì. Ecco. Quindi in alcuni settori alcune cose possono essere fatte, altre un po' meno, dipende un po' dall'ambito. Però questa è un'esperienza, mi viene in mente così sul momento, di struttura turistica dentro un laboratorio che fa azioni di RC. Poi sicuramente ce ne sono in giro, ormai se tu guardi i cataloghi c'è proprio ogni agenzia turistica, magari non a livello locale, però i grandi tour operator hanno il loro catalogo green, le loro strutture ecocompatibili, tutto perché c'è una fetta crescente di turisti, clienti che vogliono
cose a basso impatto, dall'edificio, la struttura, l'energia, fino addirittura a pagare fior di quattrini per stare nella capanna, insomma anche quelle cose un po' chic. Già, guarda, faccio vedere intanto mentre fate le domande. Vedete, eravamo proprio in luoghi, insomma, rurali, abbiamo fatto lavorare per loro, ecco, attaccare i bollini sulle priorità, insomma, era una cosa un po' curiosa e buffa, però sono divertite, sono uscite fuori molte cose. Ad esempio, ecco, a proposito, ecco, mi viene in mente, scusate, una risposta a domanda, cioè più imprese di un laboratorio possono mettersi insieme, comprare o scambiarsi dei servizi. Ecco, questa è una roba che è un po' nuova, cioè nuova e vecchia, è il nuovo baratto, che all'inglese ha un altro nome, dove in un laboratorio a Mantova abbiamo provato a farlo, dove c'erano varie aziende in un distretto, con delle officine, e un imprenditore, mi ricordo, che propose: io ho una lavatrice di quelle industriali grosse, devo lavare frequentemente le tute, se altri non l'hanno ancora me le date a me, le lavo e ve le do pulite, e voi magari in cambio mi prestate, quando ho bisogno, un furgone particolare che io non ho. Allora lì c'è uno scambio di servizi. Quella è la questione, che ha buon senso, sarebbe molto facile, no? Uno ha un furgone che usa come muletto jolly, un dipendente di un'azienda deve fare il trasloco, potrebbe utilizzarlo. Dopo c'è il problema, l'assicurazione, l'aspetto fiscale. Allora, per evitare la burocrazia, si rinuncia a volte a fare questo scambio di servizi. Infatti. Oppure se ne frega altamente, come dice quel signore lì di Tetra Pak, molto formale, questo ingegnere che però adesso è responsabile delle risorse umane da molti anni, lui che si è inventato un po' tutto questo pacchetto di welfare, che ha vinto questo premio europeo, lui dice: se alcune non andavamo oltre gli obblighi di legge, ma in negativo, non saremmo mai partiti. Cioè l'asilo, il comune, quando hanno provato 10 anni fa, il comune ha detto che non si può fare. E loro hanno comunque portato avanti, dopo alla fine hanno trovato anche il sotterfugio, perché molto spesso la legge è più indietro rispetto a quello che è il bisogno, addirittura va contro quello che è un interesse pubblico, paradossale. Sulla pista ciclabile hanno dovuto aspettare 2 o 3 anni per fare questo collegamento, pur essendo pagato dall'impresa il lavoro, comunque la burocrazia è stata lunghissima. Lui voleva anche comprare dei mezzi idrogeno, niente, i pompieri, i vigili del fuoco, ma non se ne parla proprio, ma neanche nemmeno, perché è una bomba, insomma, ovvio, c'è un po' da stare attenti, però... Cioè, se un'impresa vuole innovare, andare oltre gli standard e fare qualcosa di utile, molto spesso, ecco, quell'interlocutore lì pubblico ti fa da freno a mano più che di facilitare. Altre volte invece facilita quando dai soldi, il problema è che poi li dà male a pioggia e non aiuti invece o premia quelle progettualità invece virtuose. Cioè, ci può stare la stagione vedere un po' a tutti così nessuno piange, poi però ci deve essere anche che li dai a chi li merita, e questo è ancora un po' tabù perché non fa consenso politico, però questa è un'altra roba. E quindi niente, questo scambio di servizi non è molto diffuso, qualcuno vorrebbe, ma ci sono un po' limiti giuridici, e poi c'è un problema organizzativo anche, perché lì dopo ci vuole una persona all'interno dell'azienda che fa la mappatura, a chi serve il mezzo o la lavanderia, chi porta la roba, chi la va a restituire, insomma, anche per piccole cose. A Rimini, mi viene in mente, hanno fatto una roba invece più strutturata di baratto di servizi, però è un progetto ad hoc cofinanziato, con fasi di test, mappatura delle imprese che vogliono scambiare, cosa vogliono scambiare, e lì si fa il matching. Allora lì funziona, però dietro c'è una regia, c'è un lavoro, e diventa proprio un progetto anche consistente. Però è una roba nuova questa, cioè antica, perché un tempo ci si scambiava gli strumenti di lavoro, no? E adesso si sta ritornando, perché a volte ci sono degli investimenti, ma penso nell'agricoltura,
A volte dei trattori costano 100.000, 150.000 euro e magari vengono usati il 20% delle loro potenzialità, potrebbero essere usate anche da qualcun altro per fare certi tipi di lavoro. Il problema lì è organizzativo, qual è il tipo di lavoro che ti serve, calendarizzare, cioè vuol dire pianificare tutto bene, in più a parte gli aspetti fiscali, perché se ti succede qualcosa quando tu presti un'altra azienda, dopo sono casini, l'assicurazione non copre, quindi... Però cosa implica come condizione? Una grande capacità organizzativa, e quella è un po' un lato dolente, trasversale ai vari stakeholder, perché è sempre l'ultimo momento, no? Il giorno prima, questa emergenza, mi presti, e uno fa così anche col vicino del pianerottolo, mi manca lo zucchero, ma dai. Noi ne abbiamo parlato rispetto ai pacchetti di servizi di welfare, quindi tante aziende che fanno parte per esempio di un consorzio si scambiano i servizi per i lavoratori che comunque rientrano in pacchetti di servizi già prestabiliti. Per quello. Ti volevo fare una domanda, se Focus Lab adotta come, immagino di sì, però insomma, come, come diciamo, per, no, elemento di, se Focus Lab lavora con aziende che principalmente che devono rispettare le norme, nel senso responsabilità sociale è qualcosa che si fa oltre quello che è stato già normato, no? Quindi rispetto anche a quello che diceva Anna, lavorare con il caporalato è impensabile, perché naturalmente si parte da una base di illegalità che non ti permette poi di lavorare su quello che non è, su quello che va oltre. Poi se Focus Lab lavora come, come consulente per progetti di micro microimpresa, insomma, di responsabilità sociale, di micro responsabilità sociale. Quindi ci hai parlato anche di realtà aziendali molto piccole all'interno di questo laboratorio, però non so se avete poi sviluppato delle progettualità, se avete seguito delle progettualità come consulenti in, in queste realtà, se l'ottica vi ha chiesto poi di stilare un bilancio sociale o un codice etico, quello che è. E rispetto proprio alla consulenza di Focus Lab, quali sono i servizi che offrite come, come società? La redazione del bilancio, il codice etico, un pacchetto di servizi legati al welfare aziendale, facilitazioni per quanto riguarda le risorse umane. Questo. Ok. E allora, la prima sui pacchetti di servizi di welfare. A Ravenna un'impresa del del laboratorio che siamo partiti l'anno scorso, dall'anno scorso a venire quest'anno si è inventata questa, la ditta si chiama Staffer, fanno tapparelle delle finestre, quindi non è un particolare prodotto super innovativo, però l'imprenditrice è molto motivata, molto attiva, hanno la certificazione ambientale EMAS e fanno parte di un network nazionale sulla green economy. E partecipa al, a questo laboratorio di imprese di Ravenna, e quest'anno come progetto, perché anche lì abbiamo chiesto prendetevi un impegno barra progetto da portare avanti, hanno creato questa Staffer Card, che è una sorta di carta tra virgolette di scontistica in convenzione con negozi, bar, negozi di vario tipo, negozi sportivi, e tutto per i dipendenti, non so, scuole di lingua, ambulatori privati, visite mediche o sportive. E quindi la ditta ha fatto un accordo con la palestra, la scuola di lingua, il negozio di scarpe, e dove ha della scontistica. Allora, da questa esperienza di un'azienda che da sola ha fatto questo pacchetto, più che di welfare, conciliazione, lì più di scontistica, che comunque di questi tempi non è male. E l'idea nel laboratorio di Ravenna è di allargare alle altre aziende, in modo che così i dipendenti anche delle altre aziende possano
usufruire di questi sconti. Quindi quello è la scontistica è un pezzettino di attività di welfare, sono più le convenzioni, un po' le cose che facevano già i CRAL delle grandi aziende, l'ENI alla Colonia, il CRAL, il suo magazzino dove magari un chilo di pasta costa la metà che in negozio, perché ne compra un tot, da un lato si può scaricare fiscalmente questi acquisti, allo stesso tempo è un'integrazione al reddito, cioè un risparmio e quindi che la tua capacità di spesa, come dire, è mantenuta. Quindi queste sono azioni che potrebbero essere fatte in qualsiasi posto. Ovvio bisogna mettersi lì, telefonare, siamo alla ditta X, se venissero X numero di dipendenti nostri a comprare, potreste farci uno sconto di che tipo? Allora se c'è un accordo, bene, si stipula una convenzione tra il negozio X e la ditta X, si conviene che c'è questa scontistica. Poi lo fai con la palestra, col cinema, e alla fine le metti insieme ai tuoi dipendenti, puoi dire ecco, per venire, visto che hai crisi, visto che qua c'è un po' di accordi per risparmiare qualcosa. Insomma, anche questa è un'azione concreta. Dai una mano alle imprese, al commercio locale e allo stesso tempo viene incontro ai dipendenti. Questa era la prima risposta. Poi rispetto se noi facciamo consulenze per microimprese, sì, però l'abbiamo, cioè in pochi casi, anche perché non c'è stato chiesto finora da un lato, e anche noi sul lato delle offerte non abbiamo mai proposto, se non una volta, però l'abbiamo fatto gratuitamente, e un'altra volta l'abbiamo fatto con questi, cioè nel curare un po' l'etichetta per la cesta di queste aziende nel laboratorio della Valdagri. Poi che cosa offriamo? Ecco, questi erano i momenti più interessanti, si aprono bottiglie, paesaggi fantastici, questo è dove ha vissuto in esilio Carlo Levi, proprio qui, in quella terrazza concentramento col corso e dove hanno girato scene del film di esatto, e per cui si fa ogni tanto anche, si fa consulenza ma si fa anche turisti e questi erano, ecco, per esempio qua vedete un incontro dentro al forno, cioè dentro al negozio abbiamo fatto cose che ad esempio a Modena o a Reggio Emilia o a Ravenna invece grandi imprese dove devi arrivare, c'è il passo, ti registrano la scheda, devi firmare, ecco qua invece il contesto dove si entra dentro il negozio in mezzo alle ceste di pane e di biscotti e però si riesce a fare con lo stesso obiettivo sugli stessi temi. Qui ci ha fatto visitare dentro, orgoglioso dei suoi impianti di lavoro e quindi ecco andando lì ti rendi conto anche comunque che l'Italia è fatta da persone veramente coraggiose, un investimento, un fornaio da 600.000 euro per fare per tutto norma di legge, anzi molto di più, tecnologie d'avanguardia e in più sulla materia prima usa il meglio di quello che c'è e in alcune realtà non è scontato questo, e non è che ha aspettato i fondi, i bandi eccetera, quindi insomma è possibile fare questo, ad esempio abbiamo un incontro, questa imprenditrice che coltiva questi fagioli commercializza in Danimarca, un'azienda bio, ecco questo è il famoso formaggio di Moliterno, ecco. Quindi vedete da un lato questi potrebbero vendere senza chiamarle RSI. Il fatto di fare 5 incontri e di che qualcuno gli dica guardate questa roba qui che fate è già RSI sul fronte ambientale, 7 bio, su quell'altro fronte c'è la tradizione culturale, c'è la storia, metteteli insieme, quindi molto spesso l'RSI parte anche da azioni di razionalizzare e valorizzare, promuovere, quindi marketing di quello che già uno fa, non devi tirare fuori altri soldi, ma scrivere qualcosa in più nel sito, nel catalogo, nell'opuscolo, come elemento distintivo da un punto di vista commerciale rispetto a quello che fa. Quindi non è che vai a dire, ah, per fare questo ci vogliono X migliaia di euro. No, parti da cosa c'hai rispetto a una checklist. Noi abbiamo fatto così, abbiamo dato loro una checklist su ambiente, personale, territorio e loro hanno scritto quello che già stavano facendo. L'abbiamo invitati a metterli in fila e è uscito fuori che ognuno ha un po' di profilo di responsabilità sociale
È ovvio che a questi non puoi chiedere l'asilo, la biblioteca, la sauna, che per alcune cose sono già più green delle multinazionali, sicuro. Però fanno cose molto interessanti. Poi la cosa interessante, ma lì è più sul processo e la rete, anche di convivialità, di relazioni che poi nascono. Qui invece è un'altra visita lì nel caseificio, anche qui si va a visitare. Quel formaggio è un formaggio iper, una delle tante eccellenze, insomma, presidi. E niente, quindi questi vari prodotti, questo è l'incontro finale. Qua vedete questo è, tra virgolette, alla fine poi il prodotto tangibile che è uscito fuori dalle 30 cose che si sarebbe potute fare. E alla fine in quella cesta lì c'è dei prodotti di qualità, c'è della storia, delle tradizioni, c'è della cultura e anche la stessa cesta è fatta con manualità di persone anziane e con legname locale. Qui cosa manca? La parte commerciale di sostegno strutturato, però la dimostrazione è che anche con delle microimprese si può fare responsabilità sociale, si può fare commercio, si può fare rete. Poi invece l'altra cosa, che cosa noi offriamo come servizi sulla responsabilità sociale, sia servizi di facilitazione, di laboratori, dall'inizio alla fine, sia filone indagini e ricerche, l'abbiamo fatto su vari distretti, e non siamo dei ricercatori, cioè non è che siamo un anno con gli alambicchi, cioè facciamo girare dei questionari, poi adesso noi facciamo anche girare più carta online, SurveyMonkey, e facciamo questionari molto semplici, e poi molti focus group. Ecco, quello che facciamo è questo. Prendiamo un campione di imprenditori, non campioni che sono campioni, ma un gruppo più ristretto, grandi, piccoli, magari con diverse funzioni, responsabili di risorse umane, comunicazione, prodotto, e per 2 o 3 orette li andiamo, cerchiamo di andare in profondità. Allora, un po' le indagini quantitative online, un po' i focus group, alla fine ti permette di avere dei dati e di poter anche andare a proporre a degli enti pubblici o dalle camere di commercio, delle associazioni di categorie, e dire: questo è il quadro, queste le tendenze, questi i bisogni, proponiamo un po' di formazione, un po' di laboratori, un po' di premi, un po' di guide, ecco, quindi, e su questi cerchiamo di proporci. Poi anche in maniera puntuale, magari un'azienda gli abbiamo fatto il work café, quindi più un momento di ascolto e dialogo, qualche altra abbiamo fatto aiutati a fare il bilancio, le prime 2 edizioni, poi dopo camminano con le loro gambe, quindi insomma ci si adatta in funzione anche dei bisogni. Però la cosa più divertente è i laboratori, perché insomma incontri fa un'umana molto diversificata, e poi insomma conosci l'Italia nel bene e nel male, e si mangia e si beve che... e si visita, si scopre un sacco di roba, per cui è sempre arricchente. Anzi, a volte ti chiedi se stai facendo consulenza o se stai facendo il turista o volontariato, perché molto spesso insomma, vabbè, non c'entra col corso che sto facendo, cioè dai temi da scaletta, però in gran parte il lavoro che sto facendo è un po' quello che era un mio interesse personale, che facevo come volontariato. Sono partito da temi ambientali quando avevo circa 20 anni, come facendo educazione ambientale nelle scuole, poi sui giornali locali facevo giornalista, poi ho fatto guida all'ecologia quotidiana insomma 25 anni fa, poi ho fatto un po' di militanza politica, ho fatto capogruppo in un comune, in un distretto, quindi ho visto l'ambiente dal mondo, dal punto di vista mondo associativo no profit, dentro la pubblica amministrazione quando fai parte di commissioni in consiglio comunale, quindi vedi gli atti, le delibere, le politiche eccetera, i problemi, le robe che si possono fare, quelle no. Poi ho fatto formazione e poi ho fatto anche delle cose con le imprese e poi negli enti pubblici come consulenti, regioni, province, comuni, quindi sono andato un po' a casa di tutti.
però con questa chiave di lettura trasversale, e poi dall'ambiente sono passato più ai temi sociali e ambientali e responsabilità sociale. Alcune cose le abbiamo proposte noi perché ci aspettavamo di avere i clienti, i fornitori pronti, non saremmo mai partiti, quindi alcune volte bisogna rischiare. Se non partivo con quell'indagine con il Comune di Modena, non avremmo potuto fare le focus group, non potremmo aver avuto, non avremmo avuto gli argomenti per proporre il club. Dal club di Modena dopo non avrei potuto farlo, non so, in Val d'Agria, Ravenna, Parma, Alessandro, in altri posti. E quindi sperimentare lo stakeholder engagement con delle imprese, cosa che invece per 20 anni l'abbiamo fatto sull'urbanistica partecipata, Agenda 21, quindi con più di 100 enti pubblici in giro per l'Italia, e invece lì con cittadini, l'anziano, il giovane, il tecnico, il professore universitario, cerchi di far lavorare insieme. Poi domani faccio un esempio su un contratto di fiume. Sul fronte RSI invece abbiamo dovuto investire noi, però insomma lì non è un approccio da consulente classico che dice quello ci sono i soldi, no, allora non si fa. Anche se è una mezz'ora in più, lì devi metterci anche un pezzo e core, lo devi fare perché è un investimento, insomma, e poi perché apprendi, se no ti sei letto tutta la letteratura esistente, la manualistica, poi abbiamo scritto delle guide, abbiamo fatto dei video, quindi anche noi abbiamo fatto queste robe qui, però hai bisogno poi di testarle periodicamente, e alcune robe prima le proponi se c'è qualcuno che ti dà una mano come partner, ci metti un po' di soldino, un po' lo metti tu come tempo lavoro. Se non trovi partner, che fai? Lo fai comunque, perché comunque ci puoi ricavare un articolo, un'indagine, da un'indagine puoi farci un convegno, da un convegno parlano di te, fa curriculum e lo metti nel sito, nella brochure, eccetera. Ecco, noi siamo una microimpresa e anzi abbiamo il limite che non abbiamo la parte commerciale, cioè ci chiamano a noi, non che noi andiamo a cercare molto spesso, e invece non usiamo abbastanza social network, anzi su Facebook non ci vado mai, faccio già fatica a rispondere alle 50 email al giorno, su quello sono già un po' antico. Poi però vedo che insomma bisogna usare un mix, ma anche avere delle cose da dire, eh? E su alcuni di questi temi qui, non è che su Facebook, cioè non è che posso mettere, nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni abbiamo fatto 2 convegni, avviato 2 laboratori, oggi sono qui, sarebbero 6 cose che potevo scrivere su Twitter, su Facebook, poi vabbè, uno che riceve dice, sei andato a Via Parma del laboratorio, e incontro con, mi chiedo, a chi può interessare, cioè al follower che dice vabbè l'ennesimo lavoratore, chi se ne frega, insomma non so, devo ancora settarmi sulla promozione così dell'uso dei social network per una microimpresa che è molto di nicchia, su dei temi molto ancora di nicchia. Su alcune realtà penso che ci posizioniamo abbastanza bene su alcuni strumenti, su altri invece potremmo usare di più, ma lì ad esempio andare a proporre a delle società grosse, quotate in borsa, fare alcune robe che non fanno, ma lì dopo scatta un altro meccanismo, lì non vogliono dopo fornitori della provincia, cioè lì dopo deve avere l'agenzia con almeno uno staff di 30 persone, un curriculum internazionale, cioè dopo sono altri parametri, al di là della roba che gli proponi, molto bella, creativa oppure no, cioè lì è chi sei, chi c'è dietro, e quindi queste sono un po' le sfide per la microimpresa. Ecco. Se poi noi, per rispondere alla tua ultima domanda, guardiamo i fornitori, lì si va a spanna, ecco, lì non è che facciamo l'audit, il questionario o l'intervista, di solito coinvolgiamo fornitori esterni, perché poi noi siamo piccoli, siamo in 4, quindi siamo veramente piccini, anzi meno come base stabile, però ad esempio quando abbiamo incontri dobbiamo facilitare 6 gruppi di lavoro paralleli, lì ovviamente chiamo dei freelance, dei liberi professionisti che vengono. E di solito tutta gente comunque sui temi sostenibilità c'è, ci crede, è motivata, per cui insomma c'è già conoscenza. I fornitori di servizi, invece fornitori, noi abbiamo, cioè, compriamo carta riciclata, non è che abbiamo particolari, diciamo così, siamo artigiani dell'intangibile, noi
come disse una volta uno stakeholder, ma voi vi pagano per far parlare la gente, no? Diceva una roba assurda, no? Soldi pubblici per pagare gente che fa parlare dell'altra gente. Ora, lui semplificava, però un po' è anche così. Poi il problema anche non è che puoi fare un incontro, due, dove fai chiacchiere, poi devi accompagnare lungo un percorso e devi fare in modo che ti seguano, per cui devi avere anche delle mete, un metodo che sia credibile e anche qualche risultato da portare come argomento. Poi non tutto funziona bene, anche Modena non tutto è stato sempre perfetto, cioè probabilmente dopo 5 anni forse c'era bisogno di anche di fare una pausa, di ripartire, che l'approccio per progetti è impegnativo, in alcune realtà non lo puoi fare. In alcune realtà devi prima fare un po' di formazione, un po' di indagine, un po' di creare il contesto, poi dopo, se le condizioni ci sono, passi a fare i progetti, se no, però non credo più all'approccio classico formazione frontale, vabbè, oggi domani portate pazienza, quella c'è, devo dirvi un sacco di cose in poco tempo, dove invece dovrebbe essere più voi che fate domande, io rispondo meno, invece più che... però l'approccio è anche quello di fare in modo che abbiate molti stimoli, molti esempi, poi dopo con calma voi li digerite, fate le vostre associazioni di pensiero, andate a rileggere le robe e dite ecco quella è una roba interessante, quella invece era una stupidata, e dopo dite ecco nel mio contesto come posso fare, questo deve essere un po' lo scambio. Ho risposto alle tue domande? Ora ti chiedi nuovi indicatori, ma quali indicatori che usate? No, la diretta non era per i fornitori, era tra i clienti, cioè se c'è politica... Si può o c'è un'etica nella selezione dei clienti, nel senso se ti dovesse chiamare un'azienda che è un caporale del Foggiano, come fai a capire innanzitutto che è un caporale del Foggiano e poi come ti comporti di conseguenza questo? C'è da dire che su questi temi ancora non c'è questa grande fila di telefonate o di gente davanti. all'ufficio, anzi no, finora quando ci hanno chiamato aziende che ci credevano e quindi questo ti facilita parecchio le cose perché tu offri quei servizi, sei interessato a quei temi, ti piacciono, in più li vendi e bingo. Dall'altra parte un cliente che fa già delle cose, vuole ampliarle, doppio bingo, ecco lì c'è l'unione perfetta dove domanda e offerta si incontrano, hanno condivisione di interessi, di temi e vogliono migliorare le cose. Altre volte, questo più sugli enti pubblici, ti chiamano per fare delle cose ma non hanno le idee chiare, per cui ci credono o non ci credono, anzi magari parti con dei percorsi, rischi di creare aspettative e poi dopo non ti seguono. Cioè tipo Modena, uno dei problemi è il comune, si c'era come facciata ma di fatto una serie di cose che devono fare non le hanno fatte, sulle premialità non le hanno fatte, ma anche sulla stessa comunicazione, cioè la pubblicità 2 giorni prima del convegno finale, non fare dell'inserzione sui giornali per dare più visibilità, non cercare altri sponsor, non cercare di fare un gruppo di lavoro interno tra i vari assessorati, anche quelle sono cose di innovazione importanti, quindi insomma... come dire, la griglia dei clienti, andiamo a selezionarli noi, finora non si è posta molto. Poi anche lì non bisogna avere troppo la pozza sotto il naso, nel senso che se qualcuno che sai che non fa grandi cose è green o sul sociale, però ha voglia di fare un percorso dove vedi che c'è risorse, coerenze, chiarezza di obiettivi, come dire, puoi anche valutare. Poi gli puoi anche dire, quella roba lì non va bene, e anche di dire, no, non si riesce, in alcuni casi abbiamo detto, no, questa roba qui non ci convince, anche se l'incarico era interessante, poi c'è la sostenibilità economica da considerare. In 2 volte ci è capitato con un privato che voleva fare urbanistiche partecipate per convincere un quartiere a fare un magazzino che era un ecomostro spaventoso, e lì abbiamo detto, no, grazie, non ci sono le condizioni, anche se, come dire,
non erano male quelle risorse, però. Mi è capitato che chiamasse qualcuno con l'accento siciliano per il cemento biologico. No. Acceso. Come siamo arrivati? Come siete riusciti a, diciamo, ad arrivare a quell'elenco di tematiche? E poi, se in questi 5 anni di attività siete, vabbè, questa è magari una domanda che è un po' particolare. La rete che siete riusciti a costruire in questi 5 anni nel Modenese ha avuto come anche degli effetti inaspettati dopo il terremoto, cioè non so, di creare una sorta di rete di aiuto tra le imprese coinvolte in questo progetto di responsabilità sociale. Ok, allora, sui temi lì non abbiamo inventato niente, nel senso che sono i temi dell'Unione Europea e sono delle varie linee guida esistenti, quindi ce n'è una parte sull'ambiente, una parte su, cioè ambiente, prodotti, processi, quindi rifiuti, energia, acqua, biodiversità, sul fronte personale, sociale, i dipendenti, qualità del lavoro, welfare aziendale, l'esterno, partnership col territorio, per cui lì i temi non abbiamo inventato niente di nuovo, semmai come adattare al contesto locale. E invece l'altra domanda, che è su se dopo il terremoto è scattato qualcosa, sì e no, nel senso che diverse imprese del club, anzi due, avevano degli stabilimenti lì. Quindi dentro il club hanno raccontato come stavano gestendo la ricostruzione, trovare temporaneamente la casa per diversi dipendenti e poi diverse imprese del club hanno dato una mano, chi portando degli strumenti, chi materiali, robe varie. Però non è che sia nata, ecco, la rete post-terremoto per la responsabilità sociale. Ecco. Però sì, parecchie cose sono state fatte di sostegno. Lì è più la parte pubblica. Ecco, in quel caso gli enti pubblici hanno avviato molti processi anche partecipati di stakeholder engagement per coinvolgere e anche come ricostruire il post-terremoto. Proprio come la domanda, uno dei percorsi era come ricostruiamo le case nuove, dove facciamo la polisportiva, dove facciamo la palestra e coinvolgendo i cittadini con incontri anche nelle piazze, eccetera. Però i temi sono questi qui, ecco, dell'RSI, su quello non c'è niente da inventare e quindi il tema della legalità con la 26.000 c'è tutto. Ecco lì, se uno dovesse andare a proporre un percorso di RSI, pro e contro, se mette il tema legalità, che c'è perché è coerente, sappiate che non tutti saranno sorridenti, però è uno degli elementi chiave, ecco. Legalità, diritti umani, poi va via di pari seguito. Anche proporre la ISO 26.000 in un ente pubblico o un'impresa, cioè prendere un gruppo anche di cooperative e provare a applicare i contenuti delle linee guida della ISO 26.000, che tra l'altro non è una certificazione, e quindi diventa già, e la si può applicare a qualsiasi organizzazione privata ma anche no profit, quindi anche quello potrebbe essere una pista di lavoro sul Brindisino o nel Gargano. Oppure c'è il Global Compact, quelli delle Nazioni Unite, anche alcuni enti locali ne fanno parte, anche qua sono 4 categorie, sono 10 principi, diritti umani, lavoro, ambiente, lotta alla corruzione. Se tu aderisci a questi principi, ogni anno devi però rendicontare, quindi è una linea guida di riferimento ed è tutta questa roba qui, è responsabilità sociale di imprese, gli argomenti. Aderisce a degli standard internazionali, però ogni anno devi raccontare su quei 10 principi che fai, una cosa, 10 cose le devi fare con anche dei numeri. Ho fatto, che ne so,
100 ore di formazione in più oltre gli obblighi di legge sulla sicurezza. Ho selezionato due fornitori che usano ancora l'antica tradizione di, oppure che insomma, dopo lì è da adattare alla singola situazione. Per questa rendicontazione si impiega una risorsa dell'azienda per fare questo tipo di rendicontazione, oppure ci si affida a una consulenza esterna per poterlo fare? L'uno e l'altro, nel senso che ci sono imprese grandi che si arrangiano da sole. Questa domanda per dire, se diventare un'azienda devi dire ok, ti impegni in questa cosa, però poi devi rendicontare, però poi hai devi un costo. No, hai un costo per dire. Sì, sì. Ah, gli devi dire la verità, cioè gli devi dire guarda che per dimostrare, come dimostri i tuoi impegni, li devi andare a rilevare. Oltre a rilevarli devi anche misurare, come le misuri ci vogliono degli indicatori. Quali indicatori? Ci sono delle linee guida internazionali o anche nazionali, e poi li devi mettere nero su bianco, poi gli devi dire se lo fai una volta non è che è finito, sei a posto, cioè dopo è una logica anche lì di miglioramento continuo, cioè tipo l'anno scorso facevi, avevi raggiunto il 10% in più di raccolta differenziata, l'anno dopo prova ad andare al 15%, l'anno dopo al 20%, idem sulla formazione, sul fronte benessere dipendenti, sul fronte partenariati, faccio un progetto l'anno in partenariato con una scuola, quest'altro anno lo faccio con due, quest'altro anno faccio un'iniziativa che ne so, invece con un'associazione ambientalista su una campagna di educazione, quest'altro anno, cioè, e vai a raccontare queste storie. Poi puoi usare l'infografica, puoi usare un mini video, puoi coinvolgere una scuola di artistica che ti fa il video, ti crea il logo, dopo poi la fantasia, vorrei dire, è infinita su come puoi fare, però le devi raccontare queste robe e le devi mettere su un documento. Poi lo puoi chiamare rapporto, bilancio, bilancio sociale, bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità. La tendenza adesso è chiamarlo bilancio di sostenibilità barra o bilancio di responsabilità sociale. L'importante sono le tre aree: cosa facciamo per l'ambiente, il territorio, i dipendenti, e racconti e metti dei numeri. E lì li puoi aiutare o in tutto. Cioè dici pensiamo noi, dateci i dati, che però mi sembra un approccio poco convincente, non crescono. Certo, come consulente può essere più contento, ma ti va bene una volta. Dopo ti dicono beh, prossimo anno camminiamo da soli, in parte, poi magari ti chiedono un po' quello che succede adesso. Noi abbiamo aiutato un'azienda a farlo all'inizio tutto, poi dopo loro da solo hanno aggiunto delle cose nelle varie edizioni e poi dopo ci chiedono ogni tanto dov'è che potrebbero migliorare. Quindi dopo sono più dei suggerimenti, delle consulenze più di tipo mirato. Questo è un po'... anche perché comunque fare tutto, cioè non è che sia sta roba... cioè quando hai una valanga di dati da rilevare, chiedere, cioè quella è un po' una roba un po' rognosa, è meglio che... In casa loro raccolgono loro i dati, tu gli dici quali dati servono, li raccolgono, gli dici quelli che vanno aggregati, poi dopo tu li aiuti a andare a mettere al posto giusto e aiutarli a fare le valutazioni, perché raccogli il dato e poi lo devi commentare, e anche quella è una parte importante, oppure devi incrociare dei dati, anche questo è un altro aspetto chiave. Quindi insomma può essere adattata a seconda delle esigenze, ovviamente più lavori dai devi, e tempo, e quindi va pagato. E altre volte è anche una questione di, anche strategica, cioè magari da consulenti ovviamente uno vorrebbe avere più cose da fare, però c'è anche una qualità delle cose da fare, alcune robe che non sono qualitativamente interessanti, dove non c'è niente da imparare, è inutile stare a dedicare tempo lì, meglio magari proporre qualcos'altro che magari tu non hai ancora testato bene e diventa anche una scuola di apprendimento. Puoi fare anche degli accordi, questa roba te la faccio pagare, questa no, ma però mi lasci sperimentare. Anche questo può essere una modalità. Vedo occhi perplessi, stanchi. Poi? Sentite, se intanto ci ragionate, stasera ci pensate sopra e così domattina magari fate le domande, avete voglia quest'ultima 25 minuti di provare a pensare Brindisi, contesto locale, e quali sono
i punti di forza secondo voi per, facciamo una piccola semplice SWOT analisi, dei punti di forza, debolezza, rischio e opportunità, nel provare a proporre servizi come sei. Siamo sei, ci piace il tema RSI, siamo a Brindisi, conosciamo un po' la fauna locale, comune, qualche impresa, associazione di categoria, la Camera di Commercio c'è a Brindisi. E quindi ecco, cos'è che ci può aiutare perché siamo bravi a farlo, invece quelle che possono essere delle difficoltà che possiamo incontrare e anche un po' quelle che possono essere dei rischi, che poi i rischi a volte possono essere opportunità, poi insomma sì, insomma queste due aree, una è più interna, una esterna, alcune aree si intersecano. Allora, i punti di i punti di criticità, cos'è che qua, sia voi come criticità potenzialmente vostre e come associazione no profit, ma anche come territorio. Ok, quelli che mancano è sempre un problema. Un certo immobilismo culturale. Ok. Poi? Scusa, non ho sentito. Personalismo troppo, nel senso che si fa riferimento più alla persona che a quello che il servizio può offrire, niente un'associazione. Ok. C'era scarsa propensione al cambiamento. Sì. Grazie. Io riporto. Ok. A questa propensione al cambiamento come sei o come attori? Ok, come attori. Se dice se sei ancora non ne sono più. Allora, facciamo così, dai, contesto diversi attori locali. Vabbè, allora facciamo così, quelli di sei li mettiamo qua. In questo. Sei per esempio una strutturazione in più, cioè una mancanza di struttura, cioè fisica o organizzativa? Mm-hmm. Chi fa cosa? Dato che insomma, eventualmente dei nuovi servizi, non sappiamo come strutturarlo. Servire due mentoring. Ok, aspetta. Invece per contesto, diffidenza, io volevo dire anche mancanza di cooperazione. Mm-hmm. Però forse questo è un po'... Tra i vari soggetti del territorio, dici? Mm. Ok. Quelle sane. Faccio un'autocritica, probabilmente anche collegata al poco conosciuto, perché sono tutti condizionamenti dovuti alla relativa gioventù dell'associazione, no? Perché comunque un anno, ed è forse una vision attualmente un po' in via di definizione, mm-hmm, perché è partita in un certo modo e probabilmente adesso sta cercando di reinventarsi, quindi si è ancora a metà perché esisti proprio nelle nebbie, però la definizione della vision ancora la vision non deve dire la mission cioè, nel senso che scritto nel 2012 è quella, uh-huh, però effettivamente c'è la mission della mission perché... e soprattutto troppa puntigliosità dei membri. Ok, dai, quello non lo scriviamo. Basta, criticità?
ce ne sono già abbastanza. Che secondo me è un punto di forza anche. Infatti. Vabbè, c'è un'alta protezione al rischio che esatto. Deriva dalla posizione. Esatto, va bene anche qua. Invece, dov'è che il territorio ha punti di forza anche come sei? Beh, morfologicamente comunque questo è anche un feedback che abbiamo dall'esterno, è un territorio che offre un sacco di opportunità proprio dal punto di vista paesaggistico, territoriale, anche storico, che comunque Brindisi e dintorni ha una base, ha una, soprattutto a tradizioni e folklore notevolmente sviluppati. Però sui temi della responsabilità sociale, dove sono i punti di forza del territorio? Zero concorrenza. Concorrenza nulla, questo è per sé. Perché la responsabilità. Quindi da un lato ancora un ambito all'RSI inesplorato, giusto? Sì, sì. Sicuri di questo, eh? Ok. Ah, cioè anche ora inesplorata da altri attori, però sì. La, comunque la si fa ed è anche inconscio, ok. Ok. Poi un punto di forza è che Brindisi, se vogliamo, un centro che ha porto, aeroporto, di mezzi di trasporto allucinanti, potrebbe essere veramente un polo importante. Logistica, sì. E invece come sei? Quali sono i punti di forza? Poi ci veniamo come per il corso sul territorio. Vabbè dai, siamo ancora giovani. Ancora giovani. Comunque una competenza di fondo c'è, dai. Anzi, non di fondo, dai. Non buttiamoci. C'è diverse competenze che ci sono, cioè diversi curricula all'interno dell'associazione. Questo è un po' come parlare di se stessi. Ho capito. Scusa, sulle critiche siamo prontissimi. Siamo troppo fighi. La criticità o che sono sul criticità del territorio, anche non una dimensione imprenditoriale così sviluppata. Cioè c'è ancora, non so se è un doppione rispetto a quello che volevo. Io scrivo tutto quello che mi dite. Padronale, cioè, familiare al massimo. Non ci siamo noi che partiamo dal presupposto che vogliamo un modello di sviluppo che debba essere per forza come una determinata realtà. Ma la che condividiamo con gli altri territori, non è che conosce. Un'azienda a conduzione familiare che va bene. Secondo me un'azienda familiare che comunque va bene, conduzione familiare che va bene, tu non vai a pensare che la conduzione familiare sia la criticità di quella di quell'azienda. Però non è la criticità, secondo me. Facciamo una canzone insieme. Difficoltà di relazione fra la scuola e i vari enti territoriali che possono essere l'industria, l'artigianato, il commercio, quindi cioè, le varie possibilità di sviluppo che eventualmente i giovani potrebbero avere all'uscita della scuola, e quindi la scarsa relazione che c'è fra i vari attori nell'ambito territoriale. Quindi non soltanto, cioè scuole e gli altri attori, un po' tra tutti loro? Tra tutti, secondo me c'è proprio interscambio. Ok, va bene. E poi c'è poca, che può diventare invece un'opportunità, quello di migliorare. Sì. Se lo mettiamo come la criticità, la possibilità. E poi ecco, c'è poca progettualità.
Ci sono poche, sì, poche iniziative a favore della formazione. Sto scrivendo veramente dalla bestia. Poca progettualità, dici? Sì. Ho capito bene? Sì. Ma come metodo, come intraprendenza? Sì. Cos'è una questione di strumenti? La progettualità è sempre riferita alla creazione di una rete di comunicazione fra i vari attori. Mm-hmm. Effettivamente, cioè, si è isolati. Anche chi ha voglia di intraprendere una impresa, cioè, non sa dove rivolgersi, dove andare, a chi chiedere, cioè si fa un sacco di domande e quindi poi alla fine si scontra davanti a porte chiuse perché magari è la porta sbagliata. Mm-hmm. Quindi sono molti, diciamo così, ostacoli, ma che sono di tipo istituzionale, di tipo culturale? Proprio di formazione, secondo me bisognerebbe fare formazione soprattutto nell'ultimo anno delle superiori. Mm-hmm. Cioè la cosiddetta formazione in uscita, che non è solo orientamento verso, insomma, la scelta universitaria, ma anche verso chi desidera intraprendere o entrare nell'ambito del lavoro, per esempio. Quindi, cioè, sul fronte della scuola questa potrebbe essere un'opportunità, quello secondo di me sì. Già, anzi, quasi un'azione, di puntare con delle azioni di sulla cultura, di promuovere la cultura imprenditoriale già cominciando dalle scuole superiori. Esatto. Ho capito sì, bene secondo questo? Me sì. Secondo me la scuola rappresenta un bacino di utenza estremamente vantaggioso, se vogliamo vederlo come vantaggio, da utilizzare per lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa. Siamo ipercritici, mi pare di capire, forse è una criticità. Non fare scusa. Dicevo, il mio professore di progettazione, portatevi in alto perché tanto tanta gente vi butta a terra. Abbiamo ottimi curricula personali, a livello personale. E siamo bravi a progettare anche. Ottimo, dai. Ah, questo è. Crediamo in quello che facciamo. Questo anche può essere un payoff dell'associazione. Che cazzo, la pace nel mondo. È troppo figo. Assolutamente figo. Abbiamo un sacco di fame, anche quello. No, nel senso, l'hanno detto a tutti naturalmente, non a sei, però i docenti che si sono susseguiti in questi incontri hanno capito che c'è voglia di fare, insomma, rientra nella motivazione, però anche nelle buone motivazioni e la motivazione in sé. Cioè in termini di curiosità, di sì. Dire, ok. Mm-hmm. Il rischio è, però è contrario, ovviamente tra molti, molti, molti anni che ci sia un certo, che venga dissipata tutta questa energia positiva in seguito alle famosissime porte che ci auguriamo non sono richiuse, ma che potrebbe sempre succedere. Quindi quello è un potenziale rischio, effettivamente alla lunga, il rischio ipotetico è... Okay, che non ci auguriamo. Porte chiuse. È da mettere in conto, però, ecco. Poi, vabbè, è diverso il fatto che noi ho evitato che abbia diverse competenze e anche una curiosità verso vari settori con i quali si è potuto interfacciare più o meno, può far sì che la natura dell'associazione, degli obiettivi dell'associazione rimanga sempre vaga. Magari, cioè, ci possano essere più difficoltà nel definire settori e obiettivi specifici, come rischio lo vedo. Vabbè, quando si è all'inizio è normale, cioè, è un po' un percorso. Come rischio? Vabbè, questo siamo qua. Inserirei anche, lui dice che sono luoghi comuni, però la crisi è realmente un'opportunità, perché tutti adesso hanno fame sul mercato di piazzare il loro prodotto come qualcosa di diverso, che tu devi comprare per forza in una marea di prodotti,
Gli studi sociologici hanno dimostrato che più stai di fronte a un'ampia scelta di prodotti e meno, e vai sempre sugli stessi prodotti. E invece bisogna vedere, bisogna esaminare questa parte. Mm. Che senza parlare la parola, infatti, partnership non è mica uscita come opportunità, no? Cioè, è uscito che non ci sono, ci sono poche relazioni, poca cooperazione. Però potrebbe diventare, vista dall'esterno, perché io non faccio parte di sé. Io non faccio parte di sei, no? Però vista dall'esterno, quello di cui parlava lei sul rischio della molteplicità di ambiti di competenza e quindi di molteplicità di servizi o comunque di opportunità che possono essere rivolte all'esterno, secondo me quella più che può diventare l'opportunità per creare partenariati e relazioni a vari livelli e a vari ambiti. Chiaramente la vaghezza o comunque che si può legare poi al rischio della demotivazione va colmata con l'opportunità di mantenere un filo conduttore e soprattutto avere una regia forte, secondo me da quello, regia forte che non significa verticalità, verticalità, non mi permetterei mai di dire che si deve essere verticale, però sì, sicuramente è necessario, visto che c'è tanta varietà, tenere un filo e tenere il polso della situazione non È più forse una condizione più che un'opportunità, no? Questa, cioè, per cogliere queste opportunità, esatto, di creare partenariati, sì, di offrire nuovi servizi, però cosa serve? Ok, questi punti di forza, però anche la barra dritta, esatto, no? Io la vedrei più come una condizione strutturale. Mm-hmm. Com'è che hai detto? Com'è che la sintetizziamo? Una linea, hai detto un filo. Un filo conduttore, come hai detto? Una regia, okay. Io parlo di regia che tenga il filo, un filo conduttore, okay, in tutto, che sia trasversale ai vari ambiti, visto che loro sono comunque persone molto diverse, con vari curriculum, con varie esperienze. Però orizzontale. Un film partecipato, però un regista ci deve sapere per forza anche del film partecipato. Giusto. Ok. Un altro punto di forza di è un po' la visione che discende un po' dai diversi curricula che abbiamo, una visione globale di una cosa, cioè, ma è vero, ma no, sembra criticasta, una visione un po' veramente globale di una cosa, cioè si analizza da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista della formazione, dal punto di vista della progettazione. Criticità è Francesco che non sa cogliere delle criticità, se no. Cioè, sono troppo positivo. Cioè, Ok. Criticità che poi secondo me devono usare di più. Usare di più? Dovete usare di più. Mi verrebbe a dire una cosa che è meglio che non dico. Ok. O meglio, è arrivato il momento di osare, più che osare di più. È arrivato il momento di osare. Di osare. It's time to make a change. Ma in termini di opportunità, e se entriamo più nello specifico, ad esempio i servizi, si possono fare tante cose. Tu mi hai fatto la domanda, no? Bilanci, coinvolgimento, formazione, ricerca sulle RSI, insomma, le piste di servizi possono essere diverse. Avete provato a ragionare su dov'è che siete più portati e dove vi sentireste già da adesso nel breve termine più in grado di dare delle priorità? Tra le tante cose vi piacerebbe fare, siete curiosi, motivati, giovani, la visione globale, tante competenze. Ora potete fare un catalogo con tante cose, no? E poi però se uno dovesse dire, ma dov'è che siete più bravi, i vostri curricula dov'è che fanno vedere che ci sono più cose sulle quali siete in grado di garantire un certo tipo di servizio, da dove comincereste, dove vi sentite già più pronti? Io stavo vivendo un ragionamento rispetto a quello a noi e al contesto e rispetto alle esperienze che sono venute, quindi se dovessimo mettere a sistema quello che abbiamo imparato, no?
collaboratorio. Credo che la tua esperienza sia la base, nel senso io partirei da un'indagine sul territorio per creare poi una campagna di sensibilizzazione, informazione, formazione, come vogliamo chiamare, e quindi andare a avvicinare le aziende in quel modo per poi proporre una serie di servizi che non dipendono soltanto dalla nostra formazione, che possono essere progettazione, formazione, certo, fundraising e comunicazione, ma dipendono anche dalle esigenze del territorio. La tua esperienza per me, cioè dovessi pensare a ok, domani ci buttiamo solo sulla responsabilità sociale, partirei da quello che avete fatto voi sicuramente. E poi successivamente pensare al welfare aziendale come strumento, per quello che abbiamo capito, anche di reperimento di risorse, e contemporaneamente poi quelle risorse vanno spese in servizi sempre legati al welfare, quindi bilancio, codice etico o non lo so, questo, per poi vabbè, finire con una comunicazione di tutto questo. Quindi diciamo che la struttura della formazione del laboratorio, che aveva per tema la parte ambientale, di welfare, quella di comunità e di comunicazione, rispecchierebbe più o meno quello che si potrebbe fare, se non fosse che quella di comunità, per come ce l'hai presentata, la trasporterei all'inizio, perché è un buon banco di indagini. Sì, cioè dove sappiamo che non ci sono molti numeri, oppure non si conosce né la RSI conscia né quella inconscia, allora lì forse un primo passaggio è andiamo a fare scouting, andiamo a mappare quello che c'è, perché diventa la base, uno, per chiarirsi le idee su che cosa fare dopo e offrire, e dall'altro serve anche come contraddittorio con eventuali clienti o sponsor. Perché se uno ha dei dati e sa già ci sono quelle imprese che fanno questo e questo, ovviamente lì non potete andare lì, andiamo a conoscerli, no, conosciamo già, semmai vogliono un qualcosa in più. Se invece è una realtà dove non ci sono queste cose, invece conviene farlo, e magari in maniera non complicata, perché comunque si possono fare delle mappature qualitative, insomma, più semplici, delle interviste di gruppo, magari dove chiamate un qualcuno da fuori che fa una relazione con qualcuno che è abbastanza, come dire, visto bene, abbastanza leader sul territorio, quindi c'è il locale e il fuori, e da lì presentare o discutere su pratiche di RSI e delle prospettive, i vantaggi. E dove fate venire anche giù dal pero alcuni attori chiave, cioè se c'è un'iniziativa dove si parla di impresa, opportunità di innovazione e nuova imprenditoria, specialmente sui giovani, e chiamare magari il Presidente Camera di Commercio, Presidente dei Giovani Confindustria, cioè in modo che si posizionino su questo. E anche questo può essere una maniera interessante, che di solito almeno vedo che i giovani, dentro le varie categorie, i giovani hanno già una cultura meno... un po' di immobilismo, poi a volte sono dei giovani più vecchi dei vecchi, però come dire, in generale, come dire, un po' più di intraprendenza. Sì e no, perché forse un tempo erano più intraprendenti, cioè non c'erano soldi, non c'era istituzione, non c'era niente, ti dovevi proprio intraprendere, ingegnare creativamente. E adesso magari c'è il figlio dell'imprenditore che ha fatto la laurea oppure il master, però il rischio zero, poca capacità di rivedere modalità, e anzi magari manda a scatafascio tutto quello che ha creato il genitore. Poi ci sono anche i casi dove il figlio rafforza e rilancia magari un prodotto che è sempre rimasto quello per 40 anni, no? Quindi difficile da generalizzare. Però bussare alla porta, noi a Modena abbiamo fatto così, siamo andati dai giovani di Confindustria, dai giovani delle piccole e medie imprese, cioè anche solo per una questione di età anagrafica, insomma forse sono più già disposti ad ascoltare. E poi far vedere, ecco, delle storie, questo è importante, raccontare, fare delle storie, fare vedere, ecco, questa impresa, vedi, ha fatto questa roba e ha dato questo vantaggio. Poi che sia tangibile, intangibile, intanto è una roba, ne metti in fila 5, 6, 7,
e quelle 10 lì le vai a raccontare con un evento pubblico e le fai commentare a Presidente della Camera di Commercio, l'attuale Assessore degli Interventi Economici, dire ecco, questa è una minima goccia nel contesto, però è positiva, ci costruiamo qualcosa sopra? E lì ti devo dare una risposta, cioè, faccio fatica a pensare questi dicono no, tempo perso, non aiutiamo le imprese che fanno robe positive, quindi gli spazi ci sono, i canali anche, ma anche per fare pubblicità e informazione anche in luoghi, cioè partendo dal basso, no? Come questi magari seminari itineranti per la città con dei momenti un po' ludici e un pochino seriosi, no? Insomma, gli happy hour dell'RSI, dove si chiama a turno o il tema, cose così in piena libertà alle 6 di sera. Sono le cose che funzionano di più, anche perché se pensiamo a tutta la programmazione politica che c'è stata in Puglia, la regione comunque è sensibile a questa pratiche di diffusione dei laboratori eccetera, considerando che questi laboratori quando sono organizzati, gli organizzatori non sono nemmeno pagati per questa cosa, ma sono pagati sui docenti, però chi lo fa vuol dire che è veramente motivato a fare una cosa del genere, quindi questo tipo di struttura secondo me dal mio punto di vista funziona e bisogna che sperimentiamo. Un territorio così, diciamo, vergine, è necessario o sarebbe più opportuno cominciare dall'alto o dal basso? Nel senso, cominciare con le imprese più in vista o quelle che comunque sono quindi sotto gli occhi di tutti, oppure cominciare dalle piccole imprese, quindi in maniera più settoriale? Bella domanda, nel senso che da un lato verrebbe per non sbagliarsi l'uno e l'altro, c'è qualche impresa grossa perché ha visibilità e, come dire, è conosciuta sul territorio, se partono loro a fare delle cose positive se ne parla e anche gli altri vengono dietro. È anche vero altrettanto che a volte i piccolini meno famosi fanno anzi più cose che possono essere più facilmente replicabili. Quindi un po' anche, cioè io non so, il suggerimento sarebbe di prendere per ogni filiera del brindisino, della logistica, l'agroalimentare, un po' i servizi, in Camera di Commercio ci sono le imprese per fatturato e dimensioni, prendere non so 20 per ognuna di queste tre filiere, tra le più grandi, un po' di medie, un po' di piccole, per l'agroalimentare, per i servizi, adesso non so, la logistica, e inviare un questionario, proprio un'indagine intersettoriale sul tessuto economico brindisino e che è di sensibilizzazione / mappatura di buone pratiche. Io sono convinto, insomma, che anche se ormai c'è stanchezza da questionari, però se è una roba abbastanza agile, dove il fatto di vedere che non c'è solo il questionario, che già questi ne ricevono tutti i giorni questionari, però questionario con un focus group, che vuol dire 3 orette di un pomeriggio dove metti attorno un tavolo diversi imprenditori e con un paio di domande, dall'altro una piccola pubblicazione con un evento. Questo potrebbe essere già un piano di lavoro per un semestre, per il 2015, dove sei, da un lato si promuove, va a fare informazione, indagine, ricerca e premialità, e da lì poi può essere, e anche un po' di progettualità, può essere l'embrione anche di un eventuale laboratorio, cioè dove dopo magari le imprese che sono lì dicono, beh, questa roba qua ci si potrebbe vedere più spesso. La rilevazione si potrebbe fare una volta all'anno, si potrebbe fare un premio, non in denaro ma una targa, intanto se ne parla, me lo faccio vedere domani, per 5 anni siamo partiti così, io l'assessore della provincia dissi andiamo a vedere chi fa cosa, una volta all'anno si presenta, conferenza stampa, la foto, l'opuscoletto, la targa. Mettevano a budget 1000 euro per una provincia, una camera di commercio, va bene la crisi, ma non mi sembra una grande. Però i giornali ne parlavano, le imprese erano contenti, danno la mano, la loro targa, c'è Telenorba che può parlarne. E quindi
insomma, e dopo gli scatta un po' il passaparola, magari al bar c'è cioè, i due imprenditori dicono guarda, hanno premiato quello là che anche noi l'abbiamo fatto, bene, al prossimo anno, cioè, dopo scatta questo meccanismo, intanto se ne parla, intanto dopo se ne parla, qualcuno vede che quella cosa lì l'ha fatta anche lui, quello là ha avuto una segnalazione, al prossimo anno la può fare lui, insomma, quindi dopo, cioè, partono così le cose, ecco, cioè da un lato non si può programmare tutto, nel suo tempo non può neanche essere, vale, buttiamogli una roba, poi un'altra, dopo un anno, cioè deve esserci un po' un disegno dietro fatto a tappe e ogni tappa c'è qualche risultato che può aiutare a tarare meglio dall'interesse generale su quel tema a capire quando è il momento più giusto per fare quel seminario di formazione, quel momento di laboratorio, quell'indagine. Questo insomma a tappe, in maniera pragmatica, però con quel mix di cose insomma, che avete, che non è poco, insomma, aver voglia di fare, avete curiosità, ci sono le competenze, gli esempi, un po' di me e altri che siamo venuti, li abbiamo portati. Insomma, non è che se un po' più in alto in Italia se riuscite a farli, non si riesca a fare anche qui, anzi, tutt'altro. Bene, io direi di chiudere qui, salutiamo chi è lontano, speriamo che sia stato tutto abbastanza chiaro, se avete domande magari scrivete un'email a 6 dal sito, giusto, c'è un'email? Ripetilo guardando la telecamera. info@6project.com Perfetto. .org. .org. Bene, così domattina se ci sono domande rispondiamo. Bene, grazie a tutti. Grazie. Intanto.